Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi ci ritroviamo per provare in anteprima Breachway, questo titolo sci-fi che avevamo provato già durante lo Steam Next Fest in versione demo e che invece oggi proviamo nella versione Early Access che raggiungerà i nostri computer il 26 settembre. Quindi lo proviamo grazie a Hooded Horse in anteprima. È un titolo che, come dicevo, è un titolo sci-fi che nella sua scocca esteriore ricorda FTL, quindi l'esplorazione di galassie a rami, per così dire, ma che poi all'interno si presenta totalmente differente, un gameplay totalmente differente, ma vi assicuro che se aveste amato FTL, Breachway vi appassionerà allo stesso livello. È un gioco infatti pienissimo di cose da fare, con un gameplay molto intenso e anche molto complesso da domare, quindi non è un gioco veramente per i deboli di cuore, non è un gioco da affrontare alla leggera, ma non diventa, per quello che ho visto, stressante. Il gioco tra l'altro poi è tradotto in italiano, che è sempre un'ottima cosa, anche perché c'è molto da leggere. Se lo voleste provare o seguire nel suo sviluppo, qua sotto in descrizione come sempre troverete il link alla sua pagina Steam. In questo Early Access, oltre a esserci decine e decine di pianeti e eventi, avremo 4 navi a nostra disposizione e adesso le andiamo a vedere immediatamente. Iniziamo una nuova partita, ok. Non fa niente, tanto stavo morendo. Nell'altra, eccole qua. Allora, questa diciamo è quella di base, questa Arbalest, molto bella, molto potente. Ogni nave ha caratteristiche differenti, non solo in termini di equipaggiamenti e personaggi, ma anche in termini di, per esempio, risorse che porta con sé, come il carburante, e guardate in alto a destra, anche di relazioni rispetto ad altre fazioni, rispetto alle 4 fazioni di gioco. Questo andrà a influenzare gli eventi che dovremo affrontare e le ricompense o appunto le missioni che potremo scegliere di affrontare o meno. Quindi ci sono anche delle relazioni politiche da tenere a mente quando si gioca. Poi abbiamo il Marauder, esteticamente un po' simile a quell'altro, ma poi totalmente differente in termini di equipaggiamento, ovviamente alleanze. Infatti usa questo flak leggero che, a differenza del laser, non può puntare, per esempio volendo un sottosistema specifico, ma fa moltissimo danno, anche se il danno può oscillare. Infatti, mentre, se andiamo a vedere, mentre se questi per esempio fanno un danno che va sempre, che ne so, adesso non so, ok sì, 4 danni per esempio, se dovessimo andare a vedere qua, intanto guardate in alto a sinistra, cambia la resistenza della nave. Addirittura ci sono navi che non hanno gli scudi, per esempio. In questo caso, vedete, il danno oscilla, oscilla, e poi possono applicare le armi vari status, eccetera eccetera. Poi abbiamo il Lancer, che è quello che, se non ricordo male, avevamo provato nella demo l'altra volta. Dice non disponibile nel demo, non so perché in realtà questa non è una demo, però non è un problema perché per questo video useremo un'altra nave, se no facciamo sempre le stesse cose. E poi c'è questo mega vascello che va sbloccato, il Firebrand, guardate che roba. Esteticamente il gioco è veramente veramente ben fatto, una cosa stupenda, è un altro degli aspetti molto importanti. Oggi giocheremo proprio con l'Arbalest. Come in FTL, i sistemi chiave della nave hanno dei punti che possiamo modificare, possiamo usare delle risorse per creare nuove barre, per comprare nuove barre energia da disporre. Questi si possono modificare in ogni momento del combattimento. Ci sono sottosistemi da installare. Come vedete, abbiamo un equipaggio che può migliorare, può aumentare ad esperienze, che deve controllare vari sottosistemi e che ci darà accesso ad abilità e carte. E in questo caso vedete ci sono le armi proprio che ci danno vari attacchi che possono essere attivi, passivi. In questo caso c'è lo scudo, fortunatamente, che ci darà queste carte, e potremo poi aggiungerne di nuove, comprarle eccetera eccetera. Ma adesso lo vediamo tutto insieme. Quindi stato nave 50, non è fortissima, perlomeno abbiamo gli scudi. Questa è il morale, che fa vedere quanti punti comando, ovvero i punti abilità,
che, con cui partiremo e che recupereremo ogni turno, i crediti e il carburante. Andiamo avanti. No, andiamo avanti così, accetta, e partiamo con questa nave molto molto bella. Il design del navi è veramente fantastico. Ok, prima galassia. Io non sono ancora riuscito a superare la galassia. Muoio sempre contro l'ultimo boss. C'è tantissimo da fare. La rotta blu è la rotta in cui possiamo muoverci senza problemi. La rotta gialla è quella che ci permette di muoverci. Ah, nella rotta blu senza problemi ci possiamo muovere, ma solo andando avanti. Invece nella gialla possiamo andare avanti e indietro, ma consumeremo carburante. Quindi fate attenzione, perché come vedete ne avete poco. Si possono comprare oggetti e carburante nelle stazioni spaziali. Fate attenzione, perché nel caso le relazioni con una determinata fazione non fossero particolarmente buone, se non addirittura ostili, potrebbe essere anche impossibile attraccare nella stazione. Vedete come cambiano tutti gli aspetti, quindi attenzione a dove scegliete di andare. Iniziamo, posto di blocco neutrale. Le cannoniere sono impegnate a impedire ai civili di fuggire dal sistema e solo un drone di sicurezza ha notato che ci siamo avvicinati. Si dirige verso di noi su una rotta di intercettazione. Preparati per il combattimento. Comunque, qual è la storia? Noi siamo l'equipaggio di questa nave che sceglieremo e dobbiamo andare a investigare questo misterioso segnale alieno dall'altra parte della galassia per vedere che cosa ci sia dietro. Forse una razza aliena che ha deciso di invaderci? Forse un relitto antico? Non lo sappiamo, dobbiamo investigare. E qui si inizia, bellissimo, guardate, c'è veramente veramente molto molto figo, si può zoomare tantissimo, ci possiamo godere le nostre astronavi. Schermo diviso a metà, a sinistra abbiamo le nostre carte, a destra abbiamo il nemico con le sue carte, in basso a destra le abilità, vedete per esempio il Ivan qui, diciamo l'addetto alle armi, ci permette di utilizzare questa abilità cannoni sovraccarichi. Il prossimo attacco giocato in questo turno infligge il 50% più di danni. Lei invece ci dà 4 punti di scudo e lui invece 2 punti di ogni risorsa. Ovviamente dobbiamo fare attenzione, perché adesso abbiamo, vedete, solo 5 punti su 12. Dobbiamo fare attenzione perché le abilità, una volta utilizzate, se dovessimo finire i punti, non potranno essere più utilizzate, e soprattutto non recupereremo tutti i punti a fine battaglia, recupereremo quelli che abbiamo visto all'inizio in alto. Quindi va usato un po' di strategia in termini di gestione delle risorse. A sinistra abbiamo, all'estrema sinistra, lo scafo, 50 punti, sotto il riscaldamento, perché alcune carte, alcune azioni creano riscaldamento, e se dovessimo superare la soglia, in questo caso 3, incominceremo a prendere danno, però questo vale anche per il nemico, quindi a volte potremmo cercare, e ci sono armi che lo fanno, potremmo cercare di utilizzare delle armi per surriscaldare l'unità nemica per fargli prendere danno passivo. Abbiamo le carte scartate, le carte che possiamo riprendere, eccetera. Qui i punti dei nostri sistemi, artiglieria, energia e massa, che ovviamente, come vedete, controllano diversi sottosistemi e quindi anche l'accesso a determinate carte. Per esempio le carte, questa carta base, raggio laser, ha bisogno solo di 3 punti artiglieria. Stavo vedendo qui, questa è la ricarica, quel 3 che vedete sopra, vuol dire che tra 3 turni ritornerà nel mazzo, perché adesso andrà, una volta utilizzata, nel mazzo delle carte scartate. Questi trattini che vedete sotto invece le carte vuol dire il tempo necessario perché una carta si attivi, quindi il nemico non può attaccare immediatamente, attaccherà tra 2 turni, o meglio uno, perché uno è già passato. E sotto c'è la difesa del sottosistema, che è differente dallo scudo, perché noi possiamo destabilizzare, disattivare i sistemi nemici puntandoli, nel caso avessimo, come abbiamo noi, delle carte che misurano e che permettono di focalizzare il fuoco su un sottosistema. Allora, io userei subito conservazione, perché ottiene un punto energia per ogni 2 punti artiglieria usati. Non è tantissimo, tanto va bene così per adesso. Facciamo così, usiamo questo laser che ha precisione, iniziamo a danneggiargli il loro raggio laser. Di più non possiamo fare, non userei niente. Possiamo selezionare la carta o possiamo selezionare il modello per attaccare. Allora, 8.
8 non possiamo fare niente, però possiamo mettere barriera. Oh, vedete qui, no? Se io, per esempio, non avessi bisogno di altri punti di massa, potrei fare destro per togliergli il punto rigenerazione per ogni turno e metterlo, per esempio, in artiglieria, in modo da avere, e poi ricambiare, in modo da avere il prossimo turno più punti. Poi qui adesso noi possiamo avere un massimo di 4 punti, però con i crediti, arrivando a una stazione, potremmo anche investirli per aumentare i punti a nostra disposizione, quindi rendendoci un attimino più potenti. Allora, questo non lo userei, perché dice infligge 4 danni, tutte le carte raggio giocate in questo turno infliggono più un danno, ma noi non abbiamo 6 punti, quindi andrei sempre con raggio normale. E fine turno. Ok, lo scudo è retto. Ovviamente se lo scudo dovesse fallire, il danno eccesso andrà allo scafo. Ci sono armi che permettono di distruggere lo scudo, armi che invece fanno danno solo allo scafo, come in tutti i giochi. Allora, mi dire, facciamo qui perché non abbiamo preso niente. Gli abbiamo disattivato il sottosistema che ritornerà attivo in 3 turni. Non possiamo fare altro, quindi aspettiamo, tanto lui non ci può attaccare. Guarda che figo, c'è C3PO. R2D2, no, C3PO. Allora, facciamo così. Non si può accumulare danno. Se un sottosistema è già disattivato, non possiamo fargli niente. Possiamo mirarlo, ma non cambierà il tempo di riparazione. Quindi non possiamo fare niente. Fine turno, purtroppo. Ok, facciamo conservazione. Facciamo questo. Fuoco. Facciamo così, va? Non tutte le carte rimangono attive. In questo caso lo scudo rimane attivo, però non è detto che sia sempre così. Facciamo così, fuoco. Adesso abbiamo anche poche carte, per cui la scelta è veramente ristretta. Allora, abbiamo 10. Esc... No, aspetta. Facciamo così. Esci. Oh. Oddio. Ti voglio più. Sì, un attimo. Sono riuscito a incastrare il gioco. Bravo. Oddio, ho incastrato il gioco. Come ho fatto? GG. Ma cacchio ho fatto? Ma facciamo... Non la posso più tirare. Facciamo fine turno. Sono riuscito a buggare il... purtroppo abbiamo preso 2 punti di danno per quella babbanata del gioco. Ma è successo, ovviamente faccio il video e succede una roba del genere. La legge di Murphy. Ricompense possono variare, abbiamo preso dei crediti e possiamo aggiungere una carta. Con... attacco controllato. Tieni un punto scudo ogni volta che giochi una carta laser, un attacco ioni. Questo non è male, però va utilizzato. Laser, raggio rapido, infliggi 3 danni. Meno un punto di tempo d'attesa per il prossimo attacco giocato in questo turno. Ok. Barriera caricata. Uno scudo più potente. Ottieni 6 scudi e unità di durata scudo. Impedisce punti scudo di dimezzarsi all'inizio del turno. Si riduce ogni turno. Scudo automatico. Ottieni 4 punti scudo. Poi pesca una carta. Scudo al tuo mazzo di pesca. Sovraccarico artiglieria. Ottieni 4 punti artiglieria. Ricevi unità di calore. Perdi fino a 4 punti artiglieria alla fine del turno. Sarò a carico di massa, ottieni 4. Ci hanno dato un po' delle carte di schifo, eh. Io forse andrei con questo o con lo scudo potenziato. 6, 4. Andiamo con questo. Non mi fanno impazzire quelle altre carte, ci sono veramente tantissime carte differenti. Settore neutrale. In seguito alla violazione del blocco, molte navi cercano di scappare e uscire dal sistema. Ci confondiamo nel gruppo di navi civili e le cannoniere astrali interrompono l'eseguimento e si concentrano sul trattenere le navi che cercano di fuggire. Richiesta di contatto in entrata, capitano. Non è possibile individuare l'origine vista la quantità di navi ravvicinate. Salute, capitano. Hai dato prova di un'abilità incredibile. Potrebbero tornarmi utili i servizi di un freelance audace come te. Raccolgo e commercio dati per lavoro e intendo offrirti una generosa ricompensa in cambio di informazioni preziose.
Devo raccogliere i dati su ciò che sta succedendo in questo sistema. Tutto ciò che devi fare è inviarmi i tuoi registri di volo e i dati dei sensori dopo aver fatto visita a quattro snodi tappa. Ah, è cambiato perché di solito chiede di distruggere due navi d'élite, invece questa volta quattro snodi tappa. E che so, questi? Questi, boh. Ti trasferirò 150 crediti quando avrai finito. Ah, capitano, già che ci sei, scegli pure un'arma delle mie riserve. Ti servirà tutta la potenza di fuoco possibile? Consideralo un investimento per il tuo futuro. Lanciarazzi non è male. Flak leggero pure non è male, però, eh. Flak leggero. Però questo che fa? Aspettate. Prendiamo questo, no? Cioè, volevo vedere le carte ma ho cliccato, però va bene perché quello non si può bloccare a meno che non abbia il razzo, non si può bloccare a meno che non si abbia un'arma anti razzo o lo scudo ovviamente, per cui non ci dispiace. Zona di conflitto tappa, snodi tappa è questo, quindi potremmo andare di qua o di qua. No, andiamo di qua, iniziamo a fare sta missione, no? Una nave di manutenzione non lontana dalla tua posizione ti contatta e si offre di eseguire qualche semplice riparazione alla tua nave in cambio di un compenso. D'unità di scafo riparata in cambio di 6 crediti. Accetta, obbliga la nave a eseguire le riparazioni gratuitamente con le minacce. Armamenti avanzati. Non dice che perdiamo reputazione, quindi io farei con questo. La trasmissione si interrompe per un breve periodo. Dopo pochi minuti la nave ristabilisce la comunicazione e accetta di seguire le riparazioni a patto di non venire colpita. Ok. A volte ci sono dei bonus e dei malus a seconda della scelta che faremo. In questo caso non c'era niente, quindi andiamo così. Ok. Un punto snodo l'abbiamo fatto. Il fatto è che non ce ne sono tanti. Oddio, dovremmo vedere qui. Magari entra la roba sconosciuta. Qui c'è una stazione spaziale alleata e ci voglio assolutamente andare. Questa è una zona di conflitto alleata. Una nave civile viatori, non armata, è sotto attacco e chiede aiuto a una cannoniera alleata nelle vicinanze. Preparati a combattere la nave attaccante, ignora la richiesta d'aiuto. No, andiamo così, attacchiamo. Potremmo ottenere un sottosistema o un'arma. Ciao, che c'hai i missili. Ok. Allora, io direi che non è il caso di utilizzare questi. Oppure, perché comunque faremmo 8, quindi non riusciamo a uccidere sto sottosistema. Quindi non credo sia necessario. Potremmo andare con questo e questo entrambi, però useremo un sacco di punti. Non sappiamo dopo cosa ci sarà. Io direi andiamo sul sicuro, iniziamo a distruggerli questo. Mettiamo degli scudi. 6, ok, ho fatto bene, stavo vedendo, ho detto magari invece devo usare più scudi, invece dovrebbero reggere. Occhio perché a volte sono vari missili, bisogna sempre fare attenzione. Abbiamo 3, adesso si è dimezzato lo scudo, quindi io direi facciamo così, grazie. 9, togliamo, con destro si eliminano le carte, questo lo possiamo togliere per adesso. Continuiamo così. Ok. Adesso possiamo fare così, boom, boom, vai, dammi lo scudo, son guai, non posso usare niente, quanto abbiamo di scudo? 1, non vi preoccupate perché abbiamo lui che ci dà 2, potremmo fare o questo, 2 punti di ogni risorsa, o lei che ci dà 4 punti scudo, facciamo questo, e facciamo così. Ok. Dovremmo reggere. Sì. Ok, perfetto. Oh, si è ricaricato subito? What? Ok, non abbiamo niente. Quindi facciamo così. Si dimezza, ma andiamo ad accumulare. Allora, qui togliamo perché non ci serve più. Anzi, qui ce ne abbiamo 10, facciamo così. Facciamo così. Quindi possiamo togliere questo e metterlo qui. Prendiamo 3 di danno, ma è meglio... Oddio, forse... No, non riusciamo a ucciderli. Ok, disattivato. Possiamo fare così. È vero, abbiamo utilizzato quell'altro. Perfetto.
E non abbiamo sprecato punti comando. Bene, adesso non possono usare più i missili. Non vi fate ingannare, adesso sta andando così perché sono le prime missioni, anche se a volte potremmo morire tranquillamente nelle prime battaglie. Però più si va avanti, ovviamente, più diventano cattivi i nemici. Non abbiamo niente, ahimè. Dobbiamo prendere assolutamente altre carte. Che se no... Ciao. Aspetta un attimo, facciamo prima barriera. Ok. I punti comando si recuperano alla fine della battaglia, passando da uno snodo all'altro. Fuoco. Dovremmo vincere in teoria. Ok. Molto bene, molto molto bene. Ci hanno dato niente, che schifo. Allora, qui c'è, c'è il secondo snodo. Andiamo qua, detestati. Ma ci serve. Il tuo radar rileva due navi che passano a una velocità insolitamente elevata per questa regione. Le identifichi come navi scartati, inseguite da una nave astrali. Poco dopo sopraggiunge una richiesta di soccorso. Il pirata. Siamo in una situazione disperata, capitano. Così disperata da farci dimenticare la politica per un attimo. Non resisteremo a lungo con il loro fiato sul collo. Se ci aiuti ora, non dimenticheremo di raccontare ai nostri compagni la tua impresa. E o blocchiamo gli astrali o rifiutiamo. Rifiutiamo perché gli scartati sono infami, invece gli astrali no. Ok, andiamo qui. Quello avrebbe sicuramente migliorato le relazioni, però a noi non ci interessa. Improvvisamente senti un tonfo attutito e sulla console inizia a lampeggiare un messaggio di errore in rosso. La nave di manutenzione deve aver piazzato delle cariche a detonazione ritardata mentre seguiva le riparazioni. Maledetti! Vedi? Bisogna mai essere cattivi. E segui una verifica dei sistemi. Una volta esaminato il danno si rivela poco grave, ma è impossibile da riparare senza l'equipaggiamento avanzato presente nelle stive di manutenzione delle stazioni spaziali. E vai. Rin, i sensori a infrarossi della nave rilevano un forte picco di calore nelle vicinanze della posizione attuale, probabilmente dovuto a un recente combattimento o a un malfunzionamento del reattore. Le coordinate sono state aggiornate alla mappa. Svantaggio nel combattimento. Quando iniziamo il combattimento togli un punto reattore da un sistema a caso, ok. Ah, ovviamente a volte è possibile affrontare gli eventi o avere dei bonus utilizzando le abilità dei personaggi. Allora, andiamo qua. Tappa neutrale degli astrali, ok. L'ufficiale tattico prepara il trasferimento dell'ultimo pacchetto di dati dal tuo computer di bordo e dai sensori. Pochi minuti dopo ricevi un messaggio. Ti ringrazio per il lavoro svolto. Come d'accordi, i fondi ti sono stati trasferiti. Alla prossima, capitano. Ok. A giudicare dal tempo trascorso dal trasferimento dei dati e il messaggio ricevuto, la nave del trafficante di dati dovrebbe essere nel raggio degli scanner, ma i nostri sensori non rilevano nulla. Ok. Stabilisci il collegamento. Messaggio in arrivo da un capitano degli scartati. Sembra provenire da una nave vicina che appare come una nave da carico civile. Cosa vuoi fare? Stabilisci il collegamento. Attacca, è legale avere un transponder civile su una cannoniera. Ignora. Stabilisci il collegamento. Salve amico, sembra avere una cannoniera ben armata. Sei forse in cerca di un bel gruzzolo di crediti e un bel bottino? Il sistema è nel caos e stare dalla nostra parte ti renderà un uomo ricco in men che non si dica. Ho un transponder speciale qui. Tutto ciò che devi fare è installarlo sulla tua nave e attaccare quella nave di pattuglia astrale solitaria più avanti. No, no, niente, non attacchiamo. Rifiuta. Vedete, non ho ancora tradotto tutto, però andiamo qui. Stazione spaziale, che è la cosa più importante. Ok, attracca. Vai, un livello negozio. Là. Entra nell'hangar. Allora, siamo già riparati, potremmo comprare cose. Questa è un'arma automatica, ausiliaria, che ci permette di distruggere i mezzi, i razzi nemici. Carica lo scudo. Qui potremmo cambiare lo scudo, ma direi di no. Flak leggero. No. Quello che voglio fare io è potenziare questo, prendere un altro punto. Facciamo... Certo che perdiamo tutto, eh? Pensavo avere più soldi. Allora, c'è un punto qui e un punto qui. Olle. No, aumentiamolo ancora.
che è aumentata la capacità, mi sa che non aveva cliccato. Ok, qui non facciamo più niente, facciamo prosegui. C'erano dei sottosistemi, ma per adesso direi che possiamo fare così. Allora, entra nell'hangar, aggiusta la nave, sì. Sì, tolto il malus, acquista uno di carburante per 50, non ce l'abbiamo. Attività dell'equipaggio, vai al bar della stazione e rilassati, più 2 di morale per i prossimi 3 snodi, grazie, sì. E manutenzione della nave dell'equipaggio, non l'abbiamo appena fatto. Rimuovi una carta, aggiungi una carta per 20. Aggiungi una carta. Allora, raggio rapido. Raggio accoppiato. Infliggi 3 danni 2 volte, quindi 6. Sovraccarico. No. Picco. Ottieni 4 scudi o aggiungi un'unità di resistenza. Andiamo... Questo certo 4 costa. Fanno tutte un po'... schifo. Potremmo andare con questo per una carta attacco in più. E questo costa 4, costa veramente tanto. Proviamo. Ok, indietro. Abbandono la stazione. Cioè abbiamo i soldi, avrei dovuto prendere qualcosina in più, però vabbè. Oh, andiamo dai detestati che ci detestano. Capitano, chiedo il permesso di fare il rapporto. I nostri scanner rilevano segnali di combattimento più avanti. Una nave solare disarmata è stata attaccata da una cannoniera scartati. L'integrità dello scafo della nave civile è in stato critico. Allora, attira l'attenzione della nave che ha attaccato. Svantaggio, iniziativa nemica, una relazione con i solari. Facciamo così, oh. Proviamo. Questa nave è potente. Vabbè, poteva andare peggio. Va bene così. Questo è un problema, missile a ioni. Ma vabbè, però questo non dovrebbe arrivare subito, perché questo ci butta giù lo scudo. Allora, scudi. E forse è il caso di fare questo adesso. Prossimo attacco, infligge 50% più di danni. Yes, e facciamo questo. E che cosa gli distrugge? Il malware forse? Sì, perché quello ci potrebbe dare roba rognosa. Potrebbe disattivare le nostre cose. Allora, io farei anche questo, 2 di ogni risorsa, in modo da riattaccare 4 danni. Precisione. Non possiamo risparare, quindi facciamo questo. Ok, abbiamo disattivato il loro computer in modo da evitare che ci facciano danni. Perché ti possono disattivare gli scudi o cose strane. Ah, ci arriva un altro missile. Ok, dobbiamo... Questo non lo possiamo usare, vero? No. Facciamo questo. 6. Schifus. Andiamo qua. Arrivano 8 missili e abbiamo preso un botto di danno. Fuoco. Non ho messo lo scudo perché comunque ci vuole un pochino. Mamma mia. Allora, potremmo mettere la barriera, ma tanto... Un casino comunque. Facciamo raggio accoppiato? Facciamo raggio accoppiato, vai. Ok. Oh, nel caso non volessimo attaccare e mantenere i punti artiglieria, lo possiamo fare per avere nell'attacco, magari attacco successivo, più potenza di fuoco. Non è obbligatorio. Allora, questi in teoria non dovrebbero farci danno allo scudo. Però siccome non mi fido, io metto su un po' di roba perché... Oh, meno male, abbiamo distrutto la nave. Ok, non è andata benissimo. Aggiungi una carta, dammi qualcosa di buono. Laser turbo, questo che cos'è? Nel prossimo turno lanci tanti raggi laser quanto sono consentiti dalla tua forza d'artiglieria. Questo è figo. Velocizzazione, per questo turno ogni attacco laser riduce il costo di tutti gli altri attacchi laser di 1. Questo non è male. Qui, 4. Facciamo questo, questo mi interessa. Non l'ho mai visto.
Ok, continua. C'è un'altra stazione. Qui c'è un'altra stazione. Andiamo di qua. Le zone di combattimento sono interdette alle navi non alleate. Una cannoniera astrali interpreta la tua presenza non autorizzata come un segno di aggressività e si muove per attaccare. Ma come? Abbiamo 4 punti. Che sfiga. Allora, questi hanno gli scudi, eh? Guarda, è bella la nave. Tin, tin, tin. Il dardo a ioni fa veramente male. Ahimè, lo so per esperienza. Direi raggio accoppiato su di loro. E aspettiamo. Allora, possiamo disattivarti? Vedo di sì. Fantastico. E poi non possiamo, potremmo fare così, ma io direi facciamo così. Prendiamo un po' di danno, però non fa niente. Esplosione possente, infliggi 10 danni. Boom. Ok, porca miseria, c'hanno lo scudo. Quanti punti scudo? C'è 10 punti scudo. Allora, te via. E su. E tu su. Vai. Dobbiamo fare così per forza. Au. Allora. Il fatto è che questi possono attaccare subito. Allora, il fatto è che se uso questi, dopo non posso usare questi. Cerchiamo di limitare i danni. Au. Ragazzi, mi sa che qui ci rimettiamo le pennine. Fuoco. Fuoco. Ok. Abbiamo disattivato il laser. Vamo se riattiva lo scudo. Guarda, togliamo una barriera. Dobbiamo iniziare a demolire lo scudo, perché se no non ce la facciamo. Ok, tolto lo scudo, ciao. Enemy shields down. Non possiamo fare niente. Allora iniziamo a montare un po' di barriera. Allora, disattiviamo questo e mettiamo qua. Allora, 4, 8, 9 possiamo fare. Purtroppo mi facciamo un cavolo. Non possiamo potenziare, non possiamo fare niente. Schifo. Meno male c'è la stazione. Speriamo che ci facciano salire a bordo. No, aspetta. Facciamo questo. Enemy shields down. Au, au, mamma mia. Fuoco. Oh, meno male. Vittoria pirrica, però vabbè. Oh no, ce n'è un altro.
L'elite non lo possiamo proprio affrontare. Vediamo qua. Bene, il nemico gode del supporto di fuoco di alcune navi nell'area. È impossibile controllare le zone di conflitto scartate con le risorse limitate delle fazioni locali. Una nave scartata di ha agganciato la nostra impronta del propulsore e si avvicina a dritta. È bella pure potente. Allora, 5408. Sei danni, 8. Allora, io direi iniziamo a distruggere questi. Così non ci... avrei dovuto fare questa qua, ma... Bene. Allora, questo e... Fuoco sul computer perché sennò ci scoccia. Vai. Ok. Oh la miseria. Ok, barriera, anche se non so se servirà a qualcosa. E possiamo fare niente? No. Fuoco allora. Mi sa che ciao ciao? Decisamente ciao ciao. Vabbè, ve l'ho detto che è difficile. Ok, allora direi che con questa bellissima morte esplosiva possiamo terminare qui. Questa era Breachway, c'è tantissimo da scoprire, tanto da provare, nonostante si tratti di un early access che vi ricordo arriverà su Steam disponibile a tutti il 26 settembre. A me il gioco piace, sto continuando ad esplorarlo perché voglio riuscire a vincere almeno una volta e a superare la prima galassia per scoprire cosa ci sia più in là. Voglio anche vedere cosa succede, come cambia la nostra nave e il nostro approccio ai nemici quando i soldati e l'equipaggio salgono di livello. Insomma, c'è molto da esplorare e da capire. Mi è piaciuto, spero che sia piaciuto anche a voi. Se voleste provare il gioco o seguire il suo sviluppo, qua sotto in descrizione, come sempre, troverete il link alla sua pagina Steam. Fatemi sapere le vostre impressioni nei commenti, ricordate che potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!